Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di cosine acquistate e regalate negli ultimi 2 anni. Da oggi cercherò di registrare diversi video di questo genere per una serie di motivazioni. Ho finito cose che so di avere dei doppioni, ma non so dove siano, prima di tutto. Voglio mettere un po' in ordine il caos che ho sopra di me in un pezzo dell'armadio pieno di cose che ho acquistato che vi voglio far vedere ma che non ho ancora messo in uso perché non ve l'ho fatto vedere. Tutto complicato. E mi sono dimenticata di mettere i miei jewels, quindi mentre continuerò a parlare facciamo anche un get ready with me dei miei jewels, inizio a mettere il richiamangeli. E poi nulla, voglio comunque tenermi aggiornata sulle cose che mi servono ancora, che non ho ancora acquistato, e quindi faccio questo video semplicemente. Allora, rispetto anche a tutto questo bellissimo discorso, inizio però da altre cose. Come vedete alle mie spalle ho una serie di buste che mi aspettano sul letto. Questi sono i regali di Natale che ho ricevuto questo Natale. C'è qualcosa anche dello scorso Natale. Quindi partirei con queste cosine. Ma nel frattempo ho quasi finito di mettere le mie cosine. Ok. Scusate, ma me ne ero completamente dimenticata. E in più, ora che ci penso, devo anche acquistare una batteria nuova per la mia fotocamerina perché ne ho tre e tutte e tre ormai hanno tirato le cuoia. Vabbè, sono cosine che vanno giustamente a esaurirsi nel corso del tempo. Ora, sono pronta, possiamo iniziare. Ok, prima di iniziare ti invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti piace questo genere di video e a iscriverti al canale, trovi il link giù nell'info box se non vuoi perdere i miei prossimi video. Allora, non so se si vedeva, se si vedeva la scatola, ho avuto regalato da mio marito, all'epoca ancora mio promesso sposo, le Buffalo, oh yes, le vegan Buffalo. Per chi è della mia generazione, Buffalo significa Spice Girl, Buffalo significa Emma delle Spice Girl. Io adoravo le Spice Girl, ero una fan sfegatata delle Spice Girl. Avevo una camera piena di poster delle Spice Girl. E avrei tanto desiderato queste scarpe quando ero ragazzina, ma all'epoca, ma anche ora costano un bel po', mia mamma non, i miei non me le hanno mai comprate. Ce l'aveva una delle mie migliori amiche, che lei è francese, e io le ho sempre desiderate. E mio marito, come regalo di matrimonio, mi ha regalato le Buffalo bianche e rosa, quelle non altissime, ma con la para, diciamo da 4-5 centimetri, perché non so se vi ricordate, c'erano anche quelle da 10 centimetri, che una volta misurai. Mi alzai e ebbi un attimo di oh my god, e non le ho mai acquistate. Non era il caso. E mio marito me le ha regalate. Queste sono vegan, come vi dicevo. Sono leggere, fatte con materiale riciclabile e hanno anche la soletta rimovibile per poterla lavare nel momento del lavaggio si può togliere. Prendo questa che dentro ci sono diverse cose. Allora, quest'anno con la squadra di pallavolo, anche se non gioco ma sarò sempre il capitano, abbiamo fatto il Babbo Natale segreto e abbiamo messo un piccolo budget minimo e massimo da poter utilizzare per fare il regalo a una compagna e non mi ricordo grazie a quale sito abbiamo estratto a sorte ognuna di noi una compagna. Io ho avuto in sorte una ragazza che mi segue da sempre. Quando conobbi questa ragazza ero in un'altra squadra, lei è più piccolina di me e la prima cosa che mi disse super carina: "Ma tu sei P. Maggie?" Io così, oh mio Dio! E quindi se
Cucciola, se stai vedendo questo video, ti voglio tanto bene. Comunque, sorvoliamo. Quindi io ho fatto un regalo a questa ragazza. È una mia compagna che non ho mai giocato insieme perché è arrivata quest'anno. Ha fatto un regalo a me e mi ha preso questa bavettina per Diana con su scritto il mio primo Natale. Quindi io l'anno prossimo per Diana ho già la bavettina da metterle il 25. Ora la terrò da parte e appena possibile, sto organizzando giustamente lo spazio per le cosine sue, appena possibile la metterò in funzione, quindi l'anno prossimo. Bene, Birillini, non so, io ho fatto caso al nome del marchio, non so se si vede. Carino, carino. Grazie. Poi, coppia di amici ci ha regalato questo set di... in italiano? Non c'è in italiano. Ok, con pelle patate, forbici e un coltello più un tagliere contenitore. Rosa, ovviamente, a casa mia non c'è, non è, c'è un po' rosa, non va bene. È molto carino. Questo è il contenitore, questo è il tagliere, molto comodo perché io ora ho un tagliere grande e tante volte non lo uso, ma rischio di rovinare il lavello perché è troppo grande e mi scoccio poi a pulirlo. E poi dentro ci sono questi, le forbici rosa, anche con l'apri bottiglia, dovrebbe essere pella patate, questo è un pella patate rosa e un coltello per la frutta, dovrebbe essere per pellare la frutta. Ora andrà tutto in lavastoviglie e pronto per l'uso. Grazie ragazzi, questa la buttiamo a terra tanto non ci serve. Mi conservo per ora soltanto la scatola per segnare il nome giù nell'info box. Poi, oddio, un'altra coppia di amici, aiuto, ci ha regalato il dondolo sempre per Diana. Quest'anno praticamente io personalmente ho ricevuto pochissimi regali, sì, a parte mio marito e... basta, no vabbè, soldi, però per esempio, vabbè, dopo lo vedrete, mia sorella ha fatto un regalo, diciamo a me, ma per mia figlia, e anche questa coppia di amici ci ha fatto questo bellissimo regalo, è un dondolo di Minnie, è un tipo sdraietta, con musichine, vibrazioni rilassanti per la cucciola. Allora, vediamo se ci sta in italiano così. Ok, vibrazioni rilassante, poggia testa rimovibile man mano che il bimbo cresce, 7 melodie con il controllo del volume e spegnimento automatico, seduta comoda con tessuti di prima qualità, barra giocattoli rimovibile che contiene 3 giocattoli divertenti, massima sicurezza per il bambino, grazie. 3 punti di aggancio regolabili, imbottitura del seggiolino facilmente lavabile. Non l'abbiamo ancora giustamente aperto perché Diana non è ancora nata, però ora la terremo da parte, sarà pronta per l'uso quando la piccina ci potrà entrare. Poi ancora un'altra coppia di amici ci ha regalato questo set preso da Casanova, Cheese Lovers si dovrebbe chiamare, sì, con composta di cipolle, peperoni, un tagliere a forma di cuore, non so se si vede, aspetta che lo apriamo. Oddio, stava cadendo tutto, calma. Allora, no, non riesco, complicato, vabbè, è tutto un po' incollato. Questo è il tagliere a forma di cuore con varie non so come si chiamano, taglia formaggi, ok. Poi c'è una glassa aceto balsamico, ideale per formaggi stagionati. Poi c'è una composta di cipolle e una di peperoni. Questa qua è ideale per formaggi stagionati, invece quella di cipolle per formaggi freschi. La marca è la Dolce Vita. Voglio darvi qualche altra informazione.
Il tagliere in ghisa e legno con 7 di coltelli. Tutto lavabile, giustamente in lavastoviglie. Altrimenti qua ci arrabbiamo. No, sto scherzando. Non mi muovete. Poi, ieri sono stata a fare i colpi di sole finalmente dopo 9 mesi, forse l'ho fatto un po' prima, no, 8 mesi, un po' prima del mio matrimonio, e avevo una recrescita, praticamente la frangetta era completamente scura, avevo una recrescita fino qua, su per giù. Comunque sono andata dalla mia amica e la sua mamma, eccoci, mi ha fatto a mano questa copertina in lana per la piccola Diana, molto molto bella da mettere il lettino piccino. Vogliamo comprare la Next to Me perché la camera da letto è molto piccola, o il carrozzino, quel che sia, molto bella. Ora la metterò a lavare e sarà pronta per l'uso. Poi un set di 3 bavaglini, bavettine, e questo si deve lavare. Una bavettina così ricamata con gli uccellini, ma sono carini. Poi un paio di calzine con la forma, non so se si vede, l'arancione ha qua sopra, come se fossero delle scarpine. È adorabiles. E un altro paio di calzine rosa, così bianche e rosa, bellissime. Quando vedo queste cose per cucciolotte, ma anche prima di aspettare Diana, mi emozionano sempre perché sono dolcissime, piccolissime. Per esempio, quando vado nei negozi di, mi viene il termine, tipo sportivi, che si vedono le scarpettine dell'Adidas, mi fanno veramente sconquassare, sono troppo carine. Gli stessi amici che ci hanno regalato il set da formaggi ci hanno preso anche la di Diana di Winnie the Pooh, che andrà subito in, diciamo, io la chiamo ancora lo studio cameretta, però là tra un po' verrà tutto sistemato per Diana. Questo è il regalo da parte di mia sorella e mio cognato. Mamma bradipina con cucciolo bradipino. Per questo ho detto che mi hanno fatto regali più pensando a mia figlia che a me. È troppo carino. Poi è morbidissimo, l'hanno preso da Tiger. C'è il cucciolotto nel marsupietto. Com'è bellino. Dolcissimo. Momento, ok. Un'altra delle nostre migliori amiche ci ha regalato una confezione di un barattolo di miele bio che già è in uso e stiamo già mangiando, che a lui piace tantissimo il miele. E poi ci ha preso questa saponetta alla cera d'api, sì, indicata per pelli secche e screpolate, della ottolinamiele.com. Si sente il profumo di miele, anche secchiosa. Non vedo l'ora di iniziarla a utilizzare. Della Tune, un pendente chiudipacco, me l'ha preso mamma. Questa, con dietro scritto: sei la mia gioia. Molto carino. Questo ora lo conserverò per appenderlo all'albero del prossimo anno. E poi vicino al pacco di mia sorella c'era anche questo, mi si sta scaricando la batteria, questo cosino del pan di stelle e pan di zenzero,
anche questo andrò sull'albero di Natale del prossimo anno. Mia suocera invece quest'anno, prima di Natale, mi ha regalato quattro pantaloni prima man o tre più leggings, o quattro più leggings, ora non mi ricordo, da pre-Natal, abbiamo fatto shopping da pre-Natal, e vabbè, la panciera e il reggiseno prima man. E sotto l'albero mi ha fatto trovare questo, che è un mattarello in silicone rosa, ovviamente, e se no non poteva essere il mio mattarello. Mi sta indicando probabilmente che devo imparare a cucinare e fare dolci. Invece mio marito quest'anno mi ha regalato una cosa che stava qua dentro. Ho aperto la scatola e dentro c'è un'altra scatola. Ho aperto questa scatola e dentro c'era un'altra scatola. Ho aperto la scatola e dentro ora non c'è nulla, ma la sera di Natale c'era, non so se si vede, questo bellissimo anello di Strolli Oro. Un attimino che sposto quello che avevo messo prima. Vediamo se si vede, sì, eccolo qua. Questo è l'anello del set che mi ha regalato mia suocera al matrimonio. Mia suocera mi ha regalato gli orecchini e il pendente, mio marito quest'anno, Natale, l'anello. È bellissimo. Adoro questa linea di Strolli Oro perché è in oro bianco e ha questa linea molto delicata, si chiama Amélie, e a me piace tantissimo. Poi il fatto che della scatola nella scatola della scatola riprende, vabbè, una mia fissazione per le scatole. Io vado pazza per le scatole, uso scatole per qualsiasi cosa, per tenere tutto bello organizzato. E poi c'è la battuta di Le foglie di un imperatore. Se non l'avete mai visto, cercatelo online e fa morire da ridere. Lo metterò in una scatola e spedirò quella scatola a me stessa e poi lo spiaccicherò e mi prende in giro. La scatola della scatola della scatola. E questa hanno fatto la scatola della scatola della scatola, che ora non so come verranno utilizzate, ma verranno utilizzate. Sempre per il principio che è parecchio che non faccio questi video, non vi avevo neanche mostrato il regalo dello scorso anno di mio marito, che all'epoca era il mio fidanzato. Sa anche la mia passione, oltre che delle scarpe, delle scatole, dei trucchi, dei belletti, dei jewels, di tutto, come ogni buona femmina, non sto scherzando. E sa anche la mia passione per le borse e per le borse cartella. E l'anno scorso mi ha preso questa borsa cartella nera grandezza PC, che può portare anche c'è lo spazio per portare il PC. Oblata. Ha la sua tracollina, ma mi piace spesso portarla a manico, tipo manga, tipo protagonista di manga, tipo Sailor Moon. E avevo conservato il marchio, sì, Eco Susi, l'ha presa su Amazon. Se trovo il link ve lo lascio giù nell'info box. Molto 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 bella, è capiente. Vabbè, ora dentro ci sono tutte le, per non farla rovinare ci tengo le buste, ma qua per esempio ci va il PC, è molto capiente, c'ha un'altra zip qua avanti. E poi mi piace tantissimo per, aiuto, per il fiocco che ha qui avanti. La metto spesso, almeno la mettevo spesso quando dovevo andare a lavorare e mi serviva di portarmi il PC dietro, e quindi la tenevo subito a disposizione. Ok, eccola qua.
Poi, visto che vi ho fatto vedere l'anello di Stroilioro che mi ha regalato mio marito, vi voglio far vedere anche la parurra che mi regalò mia suocera al matrimonio. Ok, questa è la scatola. Non mi ricordo se nei video mi preparo con voi che parlo del matrimonio, ve l'ho già mostrata. Comunque, questa è la parurra, questa è il pendente e questi gli orecchini. Sono piccini ma fanno una luce bellissima. Sono lenti, molto 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 belli. Ok, ve l'ho fatto vedere prima. Mia mamma, quando dopo la mia centesi, sì, mi ha regalato il chiamangeli. Io non lo volevo a forma di ciucciotto, non lo volevo gigante, lo volevo discreto, e questo rispecchiava praticamente il mio gusto. Anche la collanina molto lunga con due punti luce qui che bloccano il richiamangeli, e l'abbiamo preso da Mante anche in un periodo di saldi. C'ho la scatoletta, così dopo la possiamo anche conservare, anche se vorrei appenderla alla culletta di Diana per un po', poi vabbè, giustamente piano piano conservarla quando la culletta sarà fuori uso. Poi continuo con regali acquisti random. Il mio deodorante preferito, questo della Stenom, il Deo Cream, è un antiaspirante H24 senza alcol della linea Dermocare Dolcezza. Io adoro questo deodorante, è tra i miei preferiti di sempre. Poi della Mary Kay, mamma mi ha dato questo lucida labbra che gli avevano dato come omaggio su un acquisto. È un lip gloss MK, ma il numero non c'è. Made in Italy, non c'è il numero. Ok, è un rosso pieno di glitter, molto bello. Mi spiace che non ci sia il numero. Va bene. Poi della Dermoattiva, la stavo per far volare, la crema viso antirughe alla bava di lumaca giorno effetto lifting, e la crema viso antirughe notte antirughe super idratante. Appena finisco quella che sto utilizzando, scasserò anche questa. Inizierò a utilizzare questo set. Al supermercato sotto casa ho trovato questo shampoo gigante in offerta, sono 600 ml della Garnier Ultra Dolce, shampoo illuminante senza siliconi alla camomilla illuminante e fiori di ai mieli di fiori. Questo qua l'avevo già utilizzato ed ero convinta, cioè non il formato famiglia ma il formato normale l'avevo utilizzato, ma non ho mai fatto la recensione perché ero convinta che fosse sempre lo stesso. Invece nell'ultimo periodo Garnier l'ha modificato, e quindi poi dovrò farvi anche la recensione di questo prodotto. Poi, da Douglas, questo non so a quanto risale questo acquisto, ma a parecchio. Allora, vediamo un attimino. What is this? Della Mesauda. Matita occhi waterproof con tratto definito ma morbido, non transfer, finish matte, spider, e la matita occhi, aiuto, sì,
Sapete che me ne ero completamente dimenticata? Rebel Eye Mesauda. Ok, matita occhi. Matita nera occhi. Me ne ero completamente dimenticata. 101 Spider matita occhi. Ok, abbiamo una matita occhi. Abbiamo su matita occhi, non la devo comprare. Quello che vi dicevo, io li ho messi da parte eventualmente per farvi il video, ma mi sono completamente dimenticata. E poi ancora della Mesauda Matte Romance, è un rossetto. Che numero 6? Mortizia il 618. Secondo che. Faccio vedere almeno la confezione, non lo voglio aprire perché al momento non lo inizierò a utilizzare perché sono colori che ho. Sì, c'è 618 Mortizia. Come campioncino mi diedero questo campioncino, questo siero viso attivatore doppio concentrato per i momenti di sensibilità della pelle della Lancôme Genifique. Mi piace come si pronuncia. Ok, qua so di esserci stata. Novembre l'anno scorso, quando il negozio di Clio Make Up a Napoli era ancora aperto, c'è la cartolina di Clio e ho preso il Dark Love, quindi il mascara vegan, che nel frattempo Clio ne ha tirato fuori un altro che sarei curiosa di provare. Poi, Oh My Love, il correttore liquido Instant Relax. L'ho preso in colorazione 5.5, che non so, se non sbaglio era una delle colorazioni, quelle recenti, cioè un paio di anni fa. Poi, ho preso anche Oh My Love Foundation, quindi il fondotinta. E direi meno male che faccio questo video perché sono rimasta praticamente senza nulla per la base. Si sta scaricando il video. Comunque, poi ho preso l'eyeliner, il Deep Love, sempre nero. E matita occhi temperabile. Quindi ho due matite nere, All Day Love, in colorazione black. Ok, si sta scaricando il video, quindi ora taglierò qui. Io spero che ti sia piaciuto il mio video caos, degli acquisti e regali caos. Se ti è piaciuto, ti invito a mettere un pollice in su, a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!